Insomma, sono tutti vivi. Ma io Luca ancora non ho visto. È quello che muore in modo peggiore, tra l'altro. Molto spacchi. Ma chi c'è? Chi è entrato, ecco? Un po' rimane loco? Ma cos'è in questa luce? Ma che ti stava a formalizzare? Mi sono sbagliato. Ecco, secondo te questo romano te una volta. Grande. Ma ecco, se siamo dimenticati di parlare di questi due che sono stati veramente due grandi, Inossino e Pagnotella. Hanno fatto le scene più spettacolari e più appassionati, proprio sono stati loro a dirmi, ah fa, dammi una parte. Veramente le grandi. Ecco, ti voglio chiedere, questa scena, no? Io so che tu sei l'antiviolenza in persona, no? Infatti si vede pure, no? Diciamo. Vabbè, curiosità sul film, che te posso dire? Beh, ad esempio, che dire? Sempre relativamente alla scena di Luca, l'uccisione del giornalista Proietti. Ah sì, allora abbiamo preso un cervello alla macelleria Giustini che sta lì, non so se riesci a quadrarla, ce l'hanno dato gratis. E cercavamo un cervello di pecora, insomma non è grosso quanto quello di uomo, però. Eccola lì. Beh su. Praticamente ci hanno dato, c'era solo un cervello d'abbacchio, no? Però comunque andava bene perché comunque era quello di Luca. È stato realistico l'effetto. Tanta gente si è pure un po' stranita, quindi è stata una bella soddisfazione. Mi hanno appena detto, sono stato adesso in macelleria, mi hanno detto dei portentosi effetti. Ah sì, creativi a quella la scena. Prima volta l'avevamo girata senza passare il pomodoro, la seconda invece quella passare il pomodoro è molto meglio. Molto volendo. Realistica. Grazie anche al suggerimento. Veramente te lo dicevano tutti, però. Ah vabbè, fine. Sì. vabbè, curiosità. Teacher Monza, che ci dici? Il tuo ruolo? Che dire? Un ruolo enigmatico. Come hai studiato la tua parte? Tanto studio. Sì, ma in realtà la cosa principale era la ciancicata. Mi sono allenata per quello. E la ciancicata doveva essere? Doveva essere? Popolana ma non volgare. Beh, viene bene. Anzi, volgare ma non eccessiva. Quindi facci un esempio di ciancicata. Perfetto. Ha un merito di Tisha Ramons, l'attrice qui presente. E aver messo a disposizione la macchina per girare le scene alla Via delle Salere con Simone Simon Di Blasio, scusate, Simon Di Blasio. E se lo possiamo raccontare, per poco non ci rimetteva la macchina. Perché? O no? Vuoi raccontarlo? No, vabbè. Praticamente c'è una curva in discesa molto stretta, lei l'ha presa ancora più stretta e praticamente la macchina è rimasta su due ruote. Su due ruote. Poi c'era, visto che era molto pendente, c'era, il freno a mano non frenava più. L'altro cameraman, che è Daniele Giustini, che ostentava sicurezza, ma anche lui insomma è andato avanti, diciamo. Poi però tutto a posto, no? Sì. C'è stato a Mirabilandia, comunque è andata bene. Che scena hai girato a Mirabilandia? Non ci ho messo. Si calzi sul Catun. Cioè praticamente c'è il Catun che va a una velocità lenta come al solito, no? E quando invece sti cazzi lo prende va a velocità supersonica con la musica dei poliziotti su e giù, no? Però vabbè, ancora devo lo metto nella versione definitiva, che è questa, che vi faccio pagare 5 euro così ci facciamo. Come 5? Ma come 5? Famo 2? No, così se compriamo la video. Ma prezzi popolari, no? E massa, costano 20 euro. Che? I DVD. Quali? Vabbè, fateci un'offerta, giusto, fateci un'offerta. Esatto. Però se ci fate le offerte, poi se compra la videocamera e famo altri film e vi divertite. Quindi pensateci bene. Se no avanti con la macchinetta fotografica. Però si vede. Allora, che altro posso dire sul film? Eccolo, vai! Ecco, questa scena che ti ricordi? Tanti botti, ma come hai fatto a saltare così tanto? Ci stava poco che imbalzavo. Ah, full cap. Ecco. Vai. Qua non hai fatto A. No, era. Vai. Ok. Ma che sei scelto? Allora, Simon Di Blasio
grandissimo attore, famosissimo, cioè proprio il, diciamo, il principale fautore del successo di questo film, Il Morso della Piana. Vuoi salutare i tuoi fan? Ciao, ciao a tutti. Ok. Allora, caro Simon, no, noi non ci conosciamo bene, io ho visto su internet i migliori attori del mondo, visto che c'eri te e ti ho scelto, no? Non abbiamo altra... Beh, scherzo. Vabbè, allora, qua, secondo te, per te, il personaggio di Sticalzi cosa rappresenta? Allora, Sticalzi è... Allora, in primo... allora, la prima cosa che devo dire... un po' la descrizione, iniziamo. Allora, un personaggio che ha un'ammirazione particolare per Bertarelli. E, a me mi fa pensare tanto al film Forrest Gump, il classico tipo che alla fine non viene considerato tanto, magari è quello che all'inizio del film viene proprio visto come quello più la persona più estraneata, magari quello che fa più ride, però il meno serio, però alla fine è quello che invece è la persona più forte, cioè la persona che fa vedere agli altri, cioè un tipo di Forrest Gump, cioè che fa rimanere a tutti a bocca aperta. A bocca aperta, sì. Cioè praticamente quindi è un personaggio, è un puro, no? Sì. Però proiettato, diciamo, nella civiltà ipertecnologica di oggi, col suo modo semplice di risolvere le cose, praticamente fa meglio di quelli che invece si pensano di essere chissà chi. Esatto. Vabbè, allora, naturalmente i nostri fan, no? Insomma, i nostri ascoltatori, scusa, spettatori, vorranno sapere qualcosa sulla scena della corsa, no? Che è la scena più bella, insieme al cervello e a Paolo che soffre, no? Cosa ti ricordi, insomma, come avete girato quelle scene? Allora, la corsa è stata per me spettacolare, cioè il pezzo che mi sono divertito di più, prima cosa. E poi l'ho fatto con tanto entusiasmo, perché, non lo so, a parte che avevo già letto il copione e la corsa già, forse è stata la scena che mi è rimasta più impresso, poi... cioè, a pensarci bene mi viene una frase di un poeta che mo non mi ricordo proprio particolarmente come si chiama, perché comunque l'ho letto abbastanza di sfuggita e niente, praticamente è stato una delle ultime pagine dell'esame che ho fatto, quindi è stato abbastanza veloce. Sì, però no, a giugno. Quello del giorno 30. Del 30, grande. Però era un'ultima immagine e mi è rimasto impresso, perché diceva che la vita è piena di ostacoli, però bisogna affrontarla con la corsa. Quindi io penso che Sticalzi abbia affrontato proprio la cosa così, no? Quella corsa è un po' simbolica. Sì, insomma. Esatto, cioè forse sarà pure una metafora nel film, se tu ci vai a pensare bene, se metti la poesia, una semplice poesia, perché poi sono due righe, cioè il poeta è dei giorni nostri, sono abbastanza semplici, scrivono abbastanza chiaro, però se tu vai a mettere la poesia con la scena, cioè a me mi fa proprio pensare questa cosa, che poi alla fine se tu pensi alla poesia, pensi pure alla metafora che ci può stare. In che senso? Questo personaggio che nella vita, cioè che alla fine, come posso dire, dal vero significato alla poesia, è colui che la rende in prosa, non oralmente, ma in modo pratico. E quindi, correndo, la vita è piena di ostacoli e lui affronta tutto con la corsa. Questa corsa di Sticalzi sta come, insomma, l'esistenza proprio dell'uomo. Esatto. Quindi, ecco. Io, quando l'ho scritta, non pensavo di fare cose del genere. Vabbè, comunque. Allora, come stai gestendo... Anzi, no, scusa. Tu una volta, no? A proposito, ci sono certe persone che magari sono rimaste scandalizzate dal tuo linguaggio colorito, che poi è un linguaggio da fumetto, quindi non è per niente volgare. E tu una volta mi hai parlato di uno scrittore, qualcuno che diceva appunto che la parolaccia invece ha una valenza, sì. Ne vuoi parlare? Sì, vabbè, ci sta questo sempre poeta ungherese, mo stiamo tutta un po' sta sulla...